Non? Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale? Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. Siamo tornati in casa di Leonardo che verrà qui a eh, preparare la cena, prepara del formaggio grigliato caro, e di Cristina ragazzi perché nello scorso episodio non sono riuscita a mh, portare a termine l'incarico per il lavoro di Leo, ovvero interroga un sospetto, e visto che ci tengo a farli comunque progredire nella loro carriera... Volevo tornare qua e occuparmi un po' di loro. Dunque, no, questo caro per il momento, come potete vedere abbiamo solo 355 Simoleon perché, sì, beh, questo è il tratto dell'otto, ragazzi. Sei un moderatore, ma da quando? Bene, ok. Ehm, perché dicevo, tra aver pagato le bollette aver acquistato questo computer per il lavoro della nostra Cristina, perché vi ricordo, ragazzi, che lei è un critico. Quindi doveva assolutamente scrivere un articolo, come potete vedere. È vero che andrà al lavoro fra un paio di giorni, però almeno ha fatto quel che doveva. E il nostro è qui, che sta preparando, caro però, ecco, lo sapevo. Mm, capisco l'appetito, ma molla. Molla il piatto. E chiama a tavola, magari dille, cara, guarda, uh, è pronto. Mettiamo questo via, ok. Su. Perché ragazzi, in questo episodio qui volevo dedicarmi un po' a loro non solo eh, dal punto di vista lavorativo, ma anche come coppia, mettiamola così, no? Non li vediamo insieme da un po', quindi la nostra eh, chiederà al suo adorato come è andata la giornata. Chiedi della sua giornata, poi magari dopo anche un bacetto non ci starebbe male, eh, perché è tornato lui in doccia. Tu al lavoro, non avete neanche fatto in tempo a darvi un bacino, detto tra noi. E poi farà una conversazione profonda con lui perché c'è un qualcosa di cui vuole parlargli. Ragazzi, eh, stringi Leonardo. Poi, ok. Che belle, ste fusion mistiche, ragazzi. Sono proprio cose adorabili. Perché dovete fare così tutte le volte? È una rottura di pere infinita. Oh, ecco, si stanno salutando. Oh, finalmente oh. sei tornato a casa. Non vedevo l'ora, ero così in ansia. Perché, comunque, ragazzi, eh, lui è un poliziotto, quindi è normale che la nostra almeno sia preoccupata. Senti, com'è andata quindi la tua giornata? Poi quel sospettato sei riuscito a. ad arrestarlo. E lui beh, sì, tesoro, sono riuscito, ma devo ancora interrogarla perché era una lei, capisci? E sento di avere un po' fallito in questo senso. La lei ma non è la morte sì. di nessuno, Leo, ci vuole un po' di tempo. Capisci? No, beh, certo, hai ragione. Bene, hai scoperto che è solitario, mi fa piacere, non lo sapevi? E dicevo, lei, ragazzi, ne approfitterà per fare un'altra uh, conversazione profonda. Perché, comunque, oddio, scusate, comunque senti, um, dobbiamo come dire calare la maschera oggi mio padre è venuto a trovarmi ah sì, come sta tutto bene sì. però vedi c'è qualcosa che non uh, gli va tanto a genio e lui che cosa uh, non, non capisco mm, tuo padre ha qualche problema ha bisogno di aiuto in qualcosa perché ragazzi poi lei è una persona magari un po' rigidina senti togliamo sti mura perché mi stanno rompendo le pere No, no, è che papà, insomma, come dire... Che intendevi con Caliamo la maschera? Non capisco. Ecco, lui non è felice del fatto che viviamo sotto lo stesso tetto senza essere sposati. Eh, lei si sente anche un po' in imbarazzo, ragazzi, perché poi sa come Leo la pensa. Ed è stata lei all'epoca, ecco, infatti, a spingere, a insistere affinché i due andassero a convivere, perché giustamente lui voleva sposarla subito, ma lei... È quella, ragazzi, che ha fatto un po' il discorso, ma sai, eh, prendiamoci un po' di tempo. Cerchiamo prima di capire se andiamo d'accordo, perché sì, possiamo anche essere follemente innamorati. Però non sempre due persone. Poi nel momento in cui vanno a convivere, eh, poi, magari no, possono anche rendersi conto di non, eh, non stare così bene insieme. Ma io te l'avevo detto all'epoca, questo non è un discorso così, no? Da fare davanti a un caffè. Dovrò parlare con tuo padre. Capito? Sembrava quasi un gioco per te questa convivenza. Oh, ti prego, Leonardo, non iniziare, eh? Oh. Ok, va bene. Non voglio essere pesante e noioso. Eh, sì. Però, devi capirlo, insomma. Non è come... Ce cioè, li hai letti i libri? Eh? Di solito due persone... Eh, la musica non è questa. Due persone di solito... Prima si sposano e poi vivono insieme. E lei, ragazzi, l'ha sentito mille volte questo discorso. Io ho anche aspettato per darti tempo con la tua carriera artistica, però devi insomma capirlo. Magari agli occhi di tuo padre voglio, che ne so, magari approfittarmi economicamente di te, che poi sarebbe un'assurdità perché vieni da una famiglia non ricca di più. Ecco, non voglio che scoppi una guerra e quindi è anche annoiato per questo discorso perché immaginiamo che ne abbiano parlato, riparlato, riparlato ragazzi mille, mila volte. Ora condividiamo il letto anche se non facciamo nulla di male. Ecco, questo è un altro discorso che veramente, guarda, mi fa proprio, a volte spero di cadere su una buccia di banale e perderla la memoria. Ok, sei così antico certe volte, siamo giovani e non abbiamo mai, insomma, no? Ehm, fatto fichi fichi, eh? Non ti senti come una lattina schiacciata a reprimere i tuoi bisogni, i tuoi istinti? Eh? A me sembra una buffonata, sinceramente, guarda. Oh, vabbè. Um, abbiamo capito cosa ne pensa. Lei, sì, sì, brava, certo, fai pure questo discorso. Io sono un, un ragazzo pulito e voglio esserlo fino in fondo. Prima il matrimonio. Come. No? Viene raccontato anche nei libri. E poi, fichi fichi. Va bene, lo capisco, ma adesso. Condividiamo anche lo stesso cassettone da mesi, perché immaginiamo ragazzi che ora comunque sia passato del tempo da quando i nostri si sono trasferiti qui, sono passati effettivamente dei mesi. E quello che dice lei è ormai, cioè, conviviamo da parecchio. Quindi che cosa bisogna fare qua? Cioè, alla fine, no? Sì, lavoro per carità, però... Anche se ragazzi, obiettivamente, organizzare un matrimonio con 355 Simoleon mi sembra un po', no? Però il nostro non vuole discutere obiettivamente ragazzi, neanche lei, perché alla fine non, non vogliono trasformare questa cosa in un litigio, quindi um, lei appunto lo stringerà. <ride> Va bene, senti, guarda, mio padre è passato solo qui, ma magari voleva solo anche far, um, far un giro alla sua auto, lo sai com'è fatto, e... Ora, non facciamo scoppiare una guerra per questa cosa qui, abbiamo deciso che prima la carriera, e poi tutto il resto. Dobbiamo essere sicuri dal punto di vista economico, no? E lui, sì, è vero, non, non discutiamo, perché non voglio discutere, non mi piace discutere con te, perché poi, ragazzi... Leo è proprio un pezzo di pane, io lo immagino. A parte innamoratissimo di Cristina, proprio la follia per lei farebbe qualunque cosa. Infatti ha accettato, nonostante eh, lui poi sia molto rigido, questa convivenza. No? Ma sono innamoratissimi, cioè si amano veramente tanto. Eh, lo so tesoro. <ride> con qualcuno, no, vabbè, non è che devi farlo con qualcuno. E lei cerca magari alcune volte, eccola lì, sposati con Leonardo. È anche un po' cattivella sotto questo punto di vista. Perché obiettivamente magari cerca anche di provocarlo un pochino per farlo cedere. Ma lui, ragazzi, è irremovibile. Non, non esiste. Cioè, prima il matrimonio. Quindi. Uh, Siediti e chiacchiera qui. Dai, sbaciucchiatela un po' e poi buonanotte perché il giorno dopo. Lavori caro mio. Allora, ragazzi, siamo al lavoro con Leo. Però dobbiamo ottenere l'assegnazione a un caso. Perché quando ho cliccato su Interroga un sospetto, dice che non ha. Ha un nuovo caso da seguire, ok. Dice che non ha um... arrestato alcun sospetto da interrogare. Vabbè, e quindi purtroppo dobbiamo praticamente rifare un po' tutto. Volevo anche vedere dove sto andando. Ecco, vedere anche un po' questo Modere Forum. Poi, esplora anche il database della polizia. E immagino che il nostro sia sempre magari qualcosa tipo eh, del comune, sapete un po' tipo educazione civica, queste cose qua. E magari lui da poliziotto è stato incaricato di occuparsi, no? La polizia collabora, eh, magari, che ne so, nelle scuole, scuole, eh, per progetti che riguardano, appunto, l'educazione civica, rispettare la legge, insomma, queste cose qua, lui magari moderi il forum, eh, perché comunque io immagino sia comunque il, eh, la recluta, mettiamola in questo modo, più giovane. Quindi, forza, caro, su. Ce l'hai fatta? Ok, dai, dedicati a esplorare il database. Così magari poi iniziamo una mappa del caso, ragazzi. Perché io veramente vorrei, no? Interrogare un sospetto. Direi che a questo punto, però, io non starò qui a farvi rivedere tutta l'indagine. Perché tanto, bene o male, ragazzi, la carriera del poliziotto è una carriera che diciamocelo. L'avrete vista e rivista in molti gameplay, no? L'avrete giocata e rigiocata magari più volte. Quindi non mi sembra il caso di star qui ad annoiarvi comunque con queste cose. Mm... Ci vedremo nel momento in cui il nostro riuscirà a interrogare qualcuno. No, ok, ragazzi, avevo detto che non vi avrei portato sulla scena del crimine, ma il testimone! Oh mio dio, è il nostro Tommaso! Ma cosa è, è successo? Oh mio dio, ragazzi, eccola lì, l'ansia. No, ottenni il rapporto del testimone perché lui, ovviamente, ragazzi, figuriamoci se davanti ai colleghi. Eh, non può far vedere, no? Mm, del tipo, ma che cavolo è successo? Cosa ci fai qui? Perché sei coinvolto in questa scena del crimine? Sono tuo fratello. Ora mi dai una spiegazione? Perché poi ragazzi è il fratello maggiore, no? E quindi davanti agli altri farà quello che... Allora... Eh, potrebbe darmi una testimonianza cioè, del, sul caso? Ma guardate, come <ride> lo sta guardando, del tipo, dopo ti chiamo? e vedi tu che cavolo oh. succede ok va bene e lui eccola lì ha uh, combinato qualche danno eh. e finalmente ragazzi il nostro leo sta per interrogare il sospetto speriamo di farcela perché io ho anche prolungato l'orario del lavoro cerchiamo di sbrigarci mh, dove possibile dunque gli indizi erano i seguenti, ragazzi, per aggiornarvi. Il sospetto indossa una camicia a maniche lunghe. È instabile, è una femmina. Indossa dei jeans, ha i capelli grigi ed è un anziano. Ora, lei ovviamente è instabile, ragazzi, e direi che. corrisponde, no? La descrizione. Speriamo bene, ovviamente, perché. per come è fatto Leo, immagino, ragazzi, che un fallimento con il primo interrogatorio. Sarebbe proprio un dramma. Nel senso che Leo, poi alla fine è un ragazzo, ricor vi ricordo i suoi tratti, che è sì sicuro di sé, buono, solitario, moderatore, bebè, superlativo, buone maniere, responsabile, controllo emotivo, dati creativi, ce n'ha un sacco ragazzi, attraente. però diciamo che quando mh, non riesce in qualcosa in cui crede profondamente, si butta un po' giù. Poi. Si riprende velocemente proprio perché è sicuro. Però, diciamocelo, eh, no? Quindi, poliziotto buono. Partiamo con le prove. Mostra foto del crimine. Perché finora, guardate la faccia. E la dichiarazione del testimone. Allora, guardi, eh, non voglio perdere tempo prezioso e non voglio farlo perdere a lei. Queste sono le foto del crimine e già partiamo molto, molto male. Vabbè, mostra la prova delle impronte digitali, va bene caro, mostra anche quella. Lui non vuole essere un poliziotto cattivo, ragazzi, ovviamente, eh, però... Riesamina poi il dossier. Diciamo che se costretto... Non si fa scrupoli pur di far rispettare la legge, ragazzi. E poi rivela la prova incriminante. Questo era... No, però prima di rivelare la, la cosa, qua volevo fare l'altro. Come procede? Eh, questa su da freddo, ragazzi. Eh. Queste qua, inoltre... No? Le guardi bene? E lei, cosa dovrei dedurre da queste cose? Sono le dichiarazioni del testimone Che l'ha vista sulla scena del crimine Si sente bene? E lei, eh Veramente, sa, sono un po' Non fa caldo qui? Eh, no, tesoro, non fa caldo qui Sei tu evidentemente che hai caldo Perché hai qualcosa da nascondere, mia cara Questo è quello che pensa lui, ragazzi, ovviamente Io le posso assicurare che sono innocente Quale dossier canta, signora? Canta da solo. Parla da solo, devo dire. Vuole parlare? Vuole confessare? Eh? Poi rivela la prova incriminante. Dai, che sta per cedere. No, bleffare lui non blefferebbe mai, ragazzi. Il sospetto risulta colpevole. Ora di mettere al fresco questo criminale. Bravo, tesoro. Ottieni una confessione. Vuole confessare? Eh? Le prometto una riduzione della pena se collabora. E va bene. A questo punto, devo confessare. Eh sì, tesoro mio. Io non volevo. Veramente è stato un momento di. Un lapsus, un momento di follia. Sì, tesoro, sono due cose diverse, però vabbè. Allora, ragazzi. Ebbene sì, avrete già capito da questo. Ho deciso in questo episodio anche di organizzare il matrimonio dei nostri cari Leo e, cioè Leonardo e Cristina. E per organizzare il matrimonio ho modificato, ragazzi, uh, questa location che sinceramente ora non ricordo, è quella della guarigione, ragazzi, non ricordo ora il nome preciso. Quindi cosa ho fatto? Ecco, ve la mostro, cioè, dall'alto. La trovo veramente, veramente bella. Allora, qui... Allora, partiamo da qui ragazzi, ho um, messo qua una piccola cucina per avere comunque no, il catering uh, che um, cu ci cucina qualcosa speriamo di decente. Poi ho posizionato un po' in giro queste, um, queste luci così con le candele, so che non faranno um, chissà quanta luce però vabbè. E, um, ok, poi qui ho messo questo tavolo perché non appena inizieranno a cucinare io vorrei mettere qui... Le varie portate, qui la torta con tutti i petali ragazzi, da questa parte ho messo, ecco qua qualcos'altro da bere, qua sotto vabbè il pezzo forte, fra virgolette, perché è l'arco nuziale, quindi dove i nostri si sposeranno. Da questa parte, ragazzi, ho messo un, um, un bar, tu sì. Ora poi vi, vi dico anche chi ho invitato. Poi qua abbiamo l'angolo dell'intrattenimento, quindi appunto pianoforte con microfono da questa parte. Eh, chi più ne ha più ne metta, se vogliamo aggiungere vedete mh, altro cibo qualora vediamo che il catering ragazzi eh, un po lentino perché quando si organizza un evento sappiamo come va qui ragazzi ho messo questa pista da ballo con tanto di mh, postazione da dj e qui ho messo questi tavolini. Questo qui è quello degli sposi. Volevo metterlo all'inizio centrale, però poi ho pensato a quest'angolino qua, magari un po' più in disparte. Mi piaceva di più. E quindi sì, spero che vi piaccia la location che ho scelto. Io ci ho messo una vita, ragazzi, perché ho dovuto fare una serie di uh, cose. Allora, volevo anche dirvi che lui ha ottenuto la, finalmente la promozione. Ora è un detective, ragazzi. Quindi è ole oleole E ci ho messo veramente una vita. Quindi, lui è qui, io immagino. Ringrazierà Per la presenza La sua famiglia Oh dai molto più luminoso Così ragazzi molto molto più luminoso Ringrazia tutti loro Perché E eh, ragazzi scusate se metterò spesso in pausa Però purtroppo sapete C'è chi gioca a The Sims sa bene purtroppo il calvario Nell'organizzare gli eventi Quindi ringrazia per la presenza Anche tuo padre ci mancherebbe E questo è lo sposo Ragazzi emozionatissimo Flirtante Ovviamente. E andiamo dalla sposa. La sposa è qui che parla con suo padre e le amiche comunque alcune no, invitate. Perché ho invitato queste ragazze? Allora Beatrice, ve la ricorderete, era, è un'amica del nostro Tommaso. Poi c'è, vabbè, il papà della sposa che lei in questo momento abbraccerà secondo me, perché è molto emozionata e sa che suo padre attende questo momento da tanto tempo. Poi abbiamo quest'altra ragazza che io la trovo molto molto carina, quindi volevo tentare di presentarla a, a Tommaso ragazzi, farlo sistemare con questa bella ragazza, vediamo se riusciamo, ma guardate che meraviglia la sposa ragazzi, è splendida. Io ho scelto per lei questo abito molto particolare perché lo trovo... trovo che richiami sia un po'... scusate magari se riesco ad andare da lei perché... ecco, trovo che mh, abbia sia un... Cioè, comunque un taglio classico, ma anche quel tocco di brio che a lei piace. Quindi, lei non voleva, ragazze, indossare qualcosa che fosse troppo lontano, fra virgolette, dalla tradizione, che quindi stonasse con um, gli ideali, mettiamole così, di, di, del suo futuro marito. Però voleva anche qualcosa che la rendesse comunque... Felice ovviamente, non voleva un abito troppo classico, spento, smorto eh, e quindi ha scelto per questo abito qui, ragazzi. Io volevo proprio un posto estremamente romantico perché per me loro due sono la coppia per ora più romantica. Cioè sicuramente rispetto a Davide e Giorgia, che non sono ancora una coppia, per carità è vero, però me li immagino proprio molto molto romantici loro due. Si conoscono da quando sono adolescenti ehm, e sono da moltissimi anni ormai e molto molto innamorati. Quindi che cerimonia splendida, Cristina sta scambiando le promesse con Leonardo. Lui le dirà qualcosa, immagino, ti amerò per sempre, io non, non ti farò mai del male. Tu sarai l'unica per me per tutta la vita, non vorrò mai nessun'altra. Perché poi lui è così, ragazzi, io me lo immagino così. Cioè ha scelto lei e ci sarà sempre solo lei. Il brutto, ragazzi, come dico sempre durante i matrimoni, è che purtroppo questa cosa non l'ho mai capita perché uh, non ci sia più. Cioè, prima si scambiavano entrambi gli anelli in The Sims 3, adesso invece col 4 solo uno dei due mette l'anello. È una cosa, ragazzi, triste, sinceramente. E auguri agli sposi, però. Che bello, ragazzi. Dai, però, sono tutti qui. Sono tutti qui. Chi sta nella fontana, chi meno, però, sono tutti qui. Ed è quello che volevo. Oh, ragazzi, vi siete sposati, mamma mia. Che emozione. Allora, dunque, c'era proprio il desiderio: sposati. Ora, di solito a me non me lo toglie mai. Cioè, i due si sposano e questo rimane qua. Non so per quale però di motivo, forse perché ecco appunto devo fare nella categoria romantico, quindi non lo vede più come tale, però vabbè. Siete sposati, tesoro. Uh, quindi dai. Siete sposati. Grazie. Una se notare ragazzi quanto sono belli, cioè sono veramente bellissimi, li adoro. Sedetevi su. Oh, perfetto. E secondo me lui, ragazzi, ehm, le manda un bacio e soprattutto le chiederà se è felice. Esprime affetto, le dirà, io sono così felice. Spero che anche tu, eh, insomma, tu lo sia perché per me è fondamentale che tu sia felice. E lei, ma certo che lo sono. Sei mio marito, mio Dio ancora non ci credo perché indubbiamente ragazzi, no? Stanno insieme da così tanto tempo che è difficile comunque crederci adesso vederli come marito e moglie, li abbiamo visti insieme per tanto tempo solo come fidanzati. Eh, ed ora è strano, no? Sei splendida, sei veramente bellissima, quel vestito ti sta di incanto e lei è felice comunque che lui abbia apprezzato... Uh, il vestito che lei ha scelto perché sappiamo Cristo. che lui è un po' rigidino, ragazzi. Lei temeva proprio tanto che il vestito potesse non essere di suo gradimento, invece, lui lo ha apprezzato tantissimo. Ora capisco l'intimità, ma dove cappero sono andati tutti, ragazzi? Una tragedia. Vabbè. Mm, io volevo anche farvi ballare un po' poi. Poi magari facciamo una battaglia di gruppo dopo ma prima il nostro dovrà andare in bagno assolutamente stanno tutti lì va bene sono le gioie della vita ragazzi oh, ovviamente e tutti che, che gli fanno i complimenti oh che scena bellissima questo volevo soprattutto la famiglia ragazzi no lui non ha ancora avuto modo di parlare con suo fratello cioè lui è... in realtà Tommaso off camera ha provato a chiamarlo eh Devo dire questa cosa, lascia stare la fetta perché insomma sei piena, però lui non ha voluto parlargli, cioè non ha voluto um, ascoltarlo, ragazzi. È rimasto molto deluso, insomma, di averlo visto lì sulla scena del crimine. Ora facciamo una cosa però, visto che prendi un pezzo insieme perché dice di mangiare il cibo. Le bevande hanno già fatto tutto, perché ovviamente figuriamoci. Tesoro? Io immagino che lei magari abbia, abbia portato una fetta di torta. Più che altro per Davide, tesoro, non te la mangiare, però. Dai, eccola, ah, eh, eri andato proprio qua a cercarla, eh. Bene, bene. Allora, vieni qui. A parte il look eh, terribile, tesoro. Lui la ringrazierà per la presenza. Le dirà, Irane, ti ringrazio di essere venuta al mio matrimonio. Magari immaginiamo ehm, che possano comunque essere. Amici, magari si sono conosciuti, ma immaginiamo sia una collega ragazzi, ecco, mettiamola in questo modo. Quindi chiedi della carriera, ovviamente ragazzi, magari vediamo ora in base a quello che ci dirà, secondo me è disoccupata perché conoscendo i soggetti qua ragazzi, però vabbè. E, fai una conversazione profonda, caro mio, perché vorrei capire, però dai, non scappare Irene, ti prego. Su. Vorrei capire se va può andar bene per il nostro Tommaso, ragazzi, perché mica qua scherziamo, eh. Quindi tu di preciso di cosa ti occupi? Se riusciamo a capirlo? Con Aurora... Perché ti sei messa in mezzo, Aurora? Io la conosco. Eh, davvero la conosci, tesoro? È infatti disoccupata, appunto. Quindi, no, non può essere sicuramente una collega, ragazzi. Però immaginiamo magari abbia fatto domanda, ecco, per entrare nelle forze dell'ordine. Magari l'ha conosciuta quando hanno fatto il, co il concorso insieme. E lei non è passata, mettiamola così: Quindi lui sta cercando di conoscerla. <ride> per capire, no, se. Può essere quella giusta per suo fratello. Ora vediamo un po' di imparare a conoscerla. Fai un'altra conversazione profonda magari. Perché ragazzi è molto carina. E sinceramente mi dispiacerebbe sprecare la sua genetica. Ve lo dico proprio sinceramente ragazzi. Vediamo un po' di imparare a conoscerla. Ah sai non sto perdendo comunque tempo a prendere mosche. Devo assolutamente trovare un lavoro. Sick of Sono rimasta come una statua quando non ho superato ah. il concorso. Peccato perché sta piovendo, ragazzi. Però vabbè. Pazienza. A noi non interessa Children questo. E la scienza, dimmi un po': ti interessi tipo di, di scienza, cose simili? Magari? Huh? Riusciamo a capire com'è uh, questa yeah. tizia, ragazzi, perché non mi sta dando niente. A livello di. Chatta, amante della musica e snob. Vabbè, a parte lo sciatto che l'abbiamo visto già dal look, però amante della musica è un po' snobetta. Chi lo sa, forse potrebbe essere il tipo per il nostro Tommaso. Voi cosa ne pensate? I nostri sposi, ragazzi, Buon eccoli appunto. qua. E ovviamente la prima notte di nozze- ah, chiamiamola notte perché in realtà sono le 6 del mattino. Ci sta tutta, finalmente Cristina ha aspettato tanto questo momento. Quindi eh, Cristina e Leonardo stanno per fare fichi fichi per la prima volta, ragazzi. Quindi, ebbene, sì, lasciamo i nostri neosposi alla loro intimità. E noi possiamo fermarci qua ragazzi per questo episodio. Io spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta la location ragazzi, i loro abiti, un po' come ho deciso di organizzare la festa. Per loro immaginavo qualcosa di molto romantico, ehm, per questo ho deciso di organizzarla verso comunque la sera. Ehm, ora sì, lei sarà distrutta, obiettivamente però dai, distrutta ma felice, mettiamola in questo modo. E come avete potuto vedere, sì ragazzi. Vi ricordo e vi lascio con questa chicca qua che loro non volevano subito, soprattutto lei, avere dei figli in questo momento perché eh, voleva cercare, vedete, hanno pochi fondi, voleva cercare di mettere prima da parte qualche simoleon, però ehm, prima notte di nozio ormai sono sposati e quindi diciamo non ci sono attenzioni sotto questo punto di vista, no? Quindi, chissà se la nostra sarà rimasta in dolce attesa. Io ho fatto cercare di avere un figlio. Ma chissà se sarà effettivamente rimasta in dolce attesa o meno. Chi lo sa. Vi chiedo: secondo voi, nomi italiani? Perché finora ho utilizzato nomi italiani in questa partita. Solo in questa partita, poi, ragazzi. Quale dovrebbe essere il nome per un loro pargolo o pargola? Quale nome maschile o quale nome femminile dareste voi al figlio o figlia? Di Leonardo e Cristina, fatemelo sapere nei commenti. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, andate e iscrivetevi. Io ho detto questo, ragazzi, vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi auguro un fantastico inizio settimana, vi invito come sempre ad attivare le campanelline quando vi iscrivete in qualche canale, ragazzi. Mi raccomando. Mi è fondamentale, si sì, vabbè c'eri al matrimonio caro mio, perché in questo modo vi arriveranno le notifiche quando qualcuno di noi pubblicherà i propri contenuti nel canale, quindi mi raccomando ragazzi, eh, mi raccomando. Vi abbraccio forte, vi rimando al prossimo Sul Sul Sinners e non...